Oggi esploreremo un enigma immediatamente molto chiaro, ma non appena vi darò la soluzione, tutto andrà sottosopra e quello che credevate di aver capito si sgretolerà. In una stanza ci sono 100 scatole numerate, ogni scatola contiene anche un numero che corrisponde ad uno dei suoi 100 prigionieri. Questi 100 prigionieri hanno l'occasione di essere liberi. Saranno liberi se ognuno di loro riuscirà a trovare il proprio numero in quelle 100 scatole numerate, aprendo al massimo 50 scatole. Entrano uno per volta nella stanza e prima di uscire devono rimettere tutto a posto. I prigionieri non possono comunicare fra di loro mentre cercano. Possono però parlare prima di iniziare. Se uno solo di loro fallisce, è la fine per tutti. Ce la faranno a salvarsi. Voi che fareste? Entrate nella stanza e potete aprire un massimo di 50 scatole per cercare il vostro numero. Conviene aprire a caso? Esiste una strategia vincente? Ragioniamo un po'. Se aprissimo a caso, la probabilità di trovare il numero che cerchiamo è del 50%. Perché se siamo fortunati, il nostro numero si troverà in una delle 50 scatole che apriamo, ma se siamo sfortunati sarà in una delle scatole che non abbiamo aperto. Quindi ogni prigioniero ha individualmente il 50% di probabilità di trovare il proprio numero. I prigionieri sono 100 in totale e per essere salvi tutti devono trovare il proprio numero. Allora, qual è la probabilità di salvarsi? Partiamo da due prigionieri. Ognuno di loro può aprire al massimo 50 scatole su 100 e si salvano solo se entrambi trovano il proprio numero. Quindi le loro probabilità dipendono l'una dall'altra. Per tirare fuori la probabilità che hanno di salvarsi, dobbiamo prima di tutto pensare a tutti i casi possibili. I casi possibili sono questi. Il primo prigioniero può aprire la prima scatola ed il secondo la prima. Oppure il primo la seconda e il secondo la prima. Oppure il primo prigioniero può aprire la terza, il secondo la prima, eccetera eccetera. Ad ogni scatola che apre il primo prigioniero, il secondo ha la possibilità di aprire ogni altra sua scatola. E allora tutti i casi possibili per i due prigionieri sono 50 per 50, cioè 50 al quadrato. E i casi favorevoli? I due prigionieri sono liberi solo se entrambi trovano il proprio numero. Allora ce n'è solo uno di caso favorevole. E allora la loro probabilità che hanno di salvarsi aprendo scatole a caso è 1 diviso 50 al quadrato, cioè il 4%. Siamo passati dal 50% di probabilità di trovare il proprio numero per il singolo prigioniero ad un misero 4% per due prigionieri. E allora per tutti e 100? Come potete immaginare, la probabilità crollerà di brutto. Il caso favorevole è sempre e solo uno. Tutti devono trovare il proprio numero. Mentre i casi possibili sono 50 per 50 per 50, 100 volte. Quindi la probabilità è 1 diviso 50 alla 100, che fa 0,00000000. Ci sono 30 zeri dopo la virgola e poi c'è un misero 8. Ma è un numero bassissimo. Questa è la stessa probabilità di ottenere testa lanciando una monetina 100 volte consecutive. È praticamente impossibile. Pensate che la probabilità di essere colpiti da un fulmine è dello 0,00001%, che è 100.000 miliardi di miliardi di volte più probabile che per i 100 prigionieri essere salvi. È impossibile per loro liberarsi. Saranno tutti condannati a morte. Il dilemma è abbastanza chiaro, ed è anche chiaro che aprendo scatole a caso sono spacciati. A meno che non usiamo la matematica. Dobbiamo usare una strategia precisa. Una volta entrati nella stanza, quindi, meglio non aprire le scatole a caso. Meglio cominciare con la scatola col vostro numero. Se trovate il vostro numero all'interno, bene. Altrimenti procedete aprendo la scatola che ha lo stesso numero del bigliettino che avete trovato nella prima scatola. E continuate così. Così facendo si creano dei cicli di numeri. Con questa strategia la probabilità di successo passa dallo 0,00000, 30 zeri dopo la virgola e poi 8, fino al 31%. Cioè, aprendo in questo modo le scatole, la probabilità aumenta del 393 per 10 alla 27. Sarebbe 393 seguito da 27 zeri. La probabilità aumenta di 393 milioni di milioni di milioni di miliardi di volte. È come se avessimo preso un granellino di sabbia e lo avessimo espanso fino a farlo diventare grande quanto l'intera galassia. Ma perché semplicemente creando dei cicli accade una cosa così incredibile? In fondo ogni prigioniero singolarmente sempre 50 scatole può aprire e quindi è sempre il 50% di probabilità. Posso anche decidere di aprire le scatole seguendo i numeri estratti dalla lotteria. Che cambia? Cambia perché in questo gioco non ci si salva da soli. Solo se tutti pescano il proprio numero si è salvi. Tutti sono collegati. In questa strategia si parte sempre dalla scatola che ha il proprio numero. Così se dentro c'è anche il numero che si cerca si finisce subito. Altrimenti si procede ad aprire tutte le scatole indicate
generate dai numeri che si trovano man mano. In questo modo colleghiamo ciascun numero ad un altro. Creiamo dei cicli. Io posso sempre aprire al massimo 50 scatole, questo è chiaro. Se sono fortunato troverò il mio numero entro 50 scatole, altrimenti no. Quindi riuscirò a trovare il mio numero quando si incappa in un ciclo più corto di 50. Facciamo un esempio. Sono il prigioniero 3, quindi entro nella stanza ed apro la scatola 3. Trovo il numero 42, quindi apro la scatola 42 e trovo il numero 13. Apro la scatola 13 e trovo il numero 3. Fantastico, ho chiuso il ciclo. Il 3 mi ha portato dal 42, il 42 mi ha portato dal 13 e il 13 dal 3. Intanto che questo ciclo è lungo massimo 50 numeri, ce la posso fare. Riuscirò a trovare sempre il mio numero. Se sono sfortunato e becco un ciclo più lungo di 50, non riuscirò a trovare il mio numero aprendo solo 50 scatole. E qual è la probabilità che una cosa del genere accada? Qual è la probabilità di beccare un ciclo più lungo di 50? Partiamo dal caso più sfortunato di tutti. Becco un ciclo lungo proprio 100. 100 scatole le posso combinare in tutti questi modi in un ciclo. La prima scatola la posso scegliere fra tutte 100. Quindi ho 100 possibilità di scelta per la prima scatola. La seconda, avendo già scelto la prima, la potrò scegliere fra 99 possibilità. La terza fra 98 e così. Man mano arriverò all'ultima scatola che mi resta. Quindi 100 scatole le posso combinare in 100 per 99, per 98, per 97, eccetera, eccetera, fino a 1. E questa operazione matematica si chiama fattoriale. Quindi posso disporre 100 scatole in 100 fattoriale modi distinti. Fermi, ma noi stiamo facendo dei cicli. Alcuni cicli che sembrano diversi, in realtà sono uguali. Ad esempio 3, 7, 9, 3 è uguale a 7, 9, 3, 7, che è uguale a 9, 3, 7, 9. Il mio ciclo di lunghezza 100 ha in realtà 100 cicli equivalenti. Quindi devo dividere il 100 fattoriale per 100. Allora il numero totale di cicli che si possono fare con 100 scatole è 100 fattoriale diviso 100. E qual è la probabilità di beccare proprio questo ciclo? È proprio uguale al numero di cicli che si possono fare con 100 scatole diviso il numero in cui le 100 scatole si possono combinare, cioè 100 fattoriale su 100, che è il numero di cicli possibili, diviso 100 fattoriale, che è proprio il numero di combinazioni possibili con 100 scatole. Quindi la probabilità di beccare un ciclo lungo 100 è di 1 su 100, cioè 1%. La probabilità di beccare un ciclo lungo 99 è di 1 su 99. Un ciclo lungo 98, 1 su 98. E così fino all'ultimo ciclo sfortunato, quello lungo 51, che ha la probabilità di 1 su 51. Adesso entra in gioco il fatto che le azioni di tutti i prigionieri sono collegate. Ci si salva solo se tutti pescano il proprio numero entro 50 scatole. Devo sommare le probabilità, quindi. Se sommo tutte queste probabilità, ho che nel 68,8% dei casi non si è liberi. Però, con questa strategia, i prigionieri hanno una probabilità del 31,2% di farcela. Confusi? Io ve l'avevo detto che non appena vi dirò la soluzione, tutto andrà sotto sopra. E quello che credevate di aver capito si sgretolerà. Il fatto cruciale qui è che solo accordandosi su di una strategia precisa si passa dalla quasi certezza di non farcela ad avere più del 30% di probabilità di successo. È collaborando che si riesce a trasformare un granello di sabbia in una galassia. Anche quando la situazione sembra senza speranza, una strategia ben pensata, basata su una comprensione profonda della struttura del problema, può portare a possibilità di successo insospettate. E allora, ma perché arrendersi dinanzi alla sfortuna? Analisi e ragionamento e la via di uscita si trova sempre. Questo dilemma è una metafora perfetta delle sfide della vita reale e la prova lampante che la collaborazione e l'innovazione sono cruciali per superare ostacoli apparentemente insormontabili. Ci insegna l'importanza di guardare oltre l'ovvio e di lavorare insieme per scoprire soluzioni creative e non convenzionali ai problemi. Se aumentassimo il numero dei prigionieri, che accadrebbe? La probabilità diminuisce mantenendo sempre questa strategia o no? Se da 100 passiamo a 200 prigionieri, ciascuno autorizzato ad aprire 100 scatole, e rifacciamo il ragionamento di prima, la probabilità diventa del 30,93%. Siamo passati dal 31,2% al 30,93%. È scesa di pochissimo. E se avessimo 1000 prigionieri, ciascuno autorizzato ad aprire 500 scatole, la probabilità è del 30,73%. È scesa ancora meno. E 1 milione di prigionieri, la probabilità scende al 30,69%. Scende ancora meno. Ma allora esiste un limite sotto il quale la probabilità non potrà mai scendere per quanti prigionieri aggiungiamo? Sì. Per quanti possano essere prigionieri, la probabilità di salvarsi non scenderà mai al di sotto del 30,685%. Grazie alla matematica possiamo ribaltare le regole del gioco. Possiamo trasformare una situazione di quasi certa sconfitta in una possibilità di salvezza. Possiamo aumentare di quanto vogliamo il numero dei prigionieri. La probabilità di salvarsi con la strategia dei cicli non scenderà mai al di sotto del 30%. Quando il destino chiama, la risposta non deve essere il terrore o la resa, ma una risposta calcolata, piena di coraggio e di astuzia. Tu.
soluzione. La chiave del successo, a volte, si trova nel problema stesso, nascosta in vista e visibile solo a coloro che sanno guardare oltre l'ovvio. Non è perché le cose sono difficili che non usiamo, è perché non usiamo che sono difficili. Grazie per la visione. A presto.